Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di ottiche. Sì, in questo video voglio parlare di un'ottica in particolare, un'ottica che deve essere adatta a tutti e consideriamo quindi l'ottica tuttofare. Di ottiche tuttofare ce ne sono tantissime, io naturalmente in questo caso sto parlando per casa Canon, ma le medesime opzioni si trovano anche per Nikon e per tutti gli altri concorrenti. Nel cercare di trovare un obiettivo adatto alle esigenze, alle mie esigenze in primis, e poi a quelle che possono essere di tutti, ho trovato quello che secondo me è il compromesso giusto ed ideale tra versatilità, costo e qualità. Quindi parliamo di un'ottica che deve di sicuro essere uno zoom, perché deve essere un'ottica tuttofare, quindi deve essere un grand'angolo ed un medio tele. Medio tele significa uno zoom abbastanza spinto ma non troppo, quindi medio, ed un buon grand'angolo per fare dei buoni campi larghi. Una delle scelte, una delle prime scelte che viene in mente è l'ottica 24-70 2.8 di casa Canon, Nikkor o Sigma e di tutte le aziende che lo producono, ma è un obiettivo molto costoso. E sì, certamente una delle migliori soluzioni per la capacità e per la luminosità dell'obiettivo e della qualità costruttiva, ma parliamo comunque di un obiettivo dai quasi 1800 euro. Non è detto che sia un obiettivo per tutte le tasche, quindi la scelta comincia a ricadere su obiettivi di fascia leggermente più bassa. Più se cominciamo a scendere un pochino, subito troviamo il 24-105 di casa Canon e Nikon, ma ne troviamo anche un altro, quello di casa Sigma, ed ecco infatti che arriva, che mi è appena stato consegnato, il Sigma Fine Art 24-105 f4. Questo è in pratica lo stesso medesimo obiettivo che realizza Canon ad oggi nella sua seconda versione, quindi sua evoluzione di un obiettivo che comunque aveva quasi 10 anni di vita, 15 anni di vita come modello, ha un costo di circa 1300 euro, quello targato Canon. Questo invece ha un costo di circa 850 euro. Naturalmente, migliore offerta che potete trovare ve la linko qui in descrizione come link di Amazon. Ma perché scegliere un obiettivo di questo tipo qua? Prima di tutto, la linea Sigma Fine Art è stata realizzata per ottenere il miglior compromesso qualità della lente al giusto costo. Ed infatti spendere 850 euro circa per un obiettivo di questo genere, adatto sia alla fotografia sia al video, è di sicuro una scelta intelligente. Ma andiamo a vedere subito che cosa c'è in confezione. Apriamo la confezione, un cartone, e troviamo subito un po' di manuali, la garanzia, il certificato di garanzia, l'adesivo, il bollino di garanzia, e li possiamo mettere da parte. E all'interno troviamo subito una custodia realizzata in un ottimo materiale, tra le altre cose trasportabile grazie a questa fantastica presa da cintura. E all'interno di questo bauletto targato Sigma troviamo l'obiettivo. L'obiettivo naturalmente con la plastica attorno, e al suo interno, oltre al fatto che questa borsa ha i suoi cuscinetti e le sue spugne sagomate per l'obiettivo, troviamo il paraluce in dotazione. Ed ecco l'obiettivo. Questa è la lente. E questo qua invece è l'innesto. Naturalmente questo obiettivo è adatto alle full frame, oltre che per le APS-C. Quindi questa è la dotazione della confezione del Sigma Art 24-105 f4. Subito da dire che c'è una qualità dei materiali costruttiva davvero impressionante. Insomma, l'obiettivo ha il suo peso, non è assolutamente male, la costruzione dei materiali è ottima. Abbiamo un diametro davanti di circa di 82 mm per poter aggiungere filtri, e consiglio un filtro polarizzatore, cosa che porterò prossimamente in un nuovo video di accessori per la fotografia, con un buon costo, ve ne consiglio io uno. Che altro dire? L'obiettivo è di ottima fattura, ma andiamo a vedere che cosa realizza.
arriviamo alle nostre conclusioni. Vale la pena spendere 830€, 840€ per un obiettivo del genere? A mio parere sì. Questo è un obiettivo tuttofare, viene considerato obiettivo tuttofare special modo per i viaggi, dove abbiamo un buon grandangolo che è un 24, certo non è eccessivo ma è un buon grandangolo, ed un buon tele 105, non è eccessivo come il 200 ma è comunque un 105. Quindi questo diventa il compromesso giusto per tutti gli scopi, quindi sia fotografici che video. Anche per lavori special modo video, questo diventa un ottimo prodotto perché ha un sistema di messa a fuoco veloce quanto gli ultrasonic della Canon. Certo non ha paragone dell'STM, paradossalmente la tecnologia STM, che sulle ottiche più economiche di casa Canon, è molto più veloce nella messa a fuoco. Silenzioso e silenzioso allo stesso modo, ma il sistema di messa a fuoco cambia leggermente. Percettibile? Pochissimo percettibile, l'avete visto dalle riprese, oltre ad averlo testato in altri ambiti, oltre a quelli che vi ho mostrato adesso. Per la messa a fuoco invece fotografica è perfetto, non ha avuto un singolo problema. Unica cosa che mi viene da dire rispetto al 24-105 di casa Canon è il peso. Ora, vuole perché parte è realizzata in metallo, quindi non in leghe leggere, ma proprio metallo, questo è proprio alluminio, questa parte di sotto è tutta quanto alluminio. È più pesante rispetto al 24-105 di casa Canon, si sente in mano la presenza dell'obiettivo, in tanti casi è un fattore importante, un fattore che aggiunge stabilità, per esempio per le fotografie, ma in alcuni casi ho trovato scomodo, specialmente lavorare a 105 a mano libera, per registrare video. È anche vero che per registrare video in tele non è mai consigliato farlo a mano libera perché verranno sempre mossi. Quindi a tal scopo vi linko qui in descrizione qualche cavalletto e qualche monopede che potrebbero fare al caso vostro. Parliamo ora un attimo velocemente del sistema di stabilizzazione, che è possibile attivarlo o disattivarlo con questo pulsantino qui che c'è di lato. Il sistema di stabilizzazione non stabilizza l'immagine per il video naturalmente, ma serve a correggere meccanicamente, con un sistema meccanico all'interno proprietario di Sigma, i micromossi che si possono avere nelle fotografie. È anche vero però che questo sistema di stabilizzazione entra in gioco anche sul video. Naturalmente parliamo di un sistema per le micro scosse, quindi naturale che se noi ci muoviamo tantissimo con la macchina fotografica mentre stiamo girando un video, il sistema di stabilizzazione naturalmente non stabilizzerà nulla. Un consiglio che vi do: quando lavorate a cavalletto, il sistema di stabilizzazione di qualsiasi ottica disabilitatelo, perché altrimenti potrebbe crearvi qualche piccolo problema. Questa è una chicca che non tutti quanti sanno e che io vi consiglio. Un altro aspetto che mi è piaciuto tantissimo di questo obiettivo sono le ghiere, quindi sia la ghiera per la messa a fuoco sia la ghiera dello zoom. Sono frizionate benissimo, quindi sono fluidissime. È possibile anche addirittura fare uno zoom mentre si registra un video, talmente che è frizionata ed è fluida nel movimento. Certo, a fine corsa bisogna rallentare perché altrimenti tac, si sente lo scatto di arrivo dell'obiettivo. Per tutto il resto, Sigma Fine Art 24-105mm è davvero un ottimo compromesso qualità-prezzo. Se avrò la possibilità vorrò portarvi più ottiche di questa serie, perché sono davvero fantastiche in qualità, in costruzione e nel compromesso con il prezzo. Insomma, se avete trovato utile questo video potete lasciare un mi piace, così io so che questo video vi è piaciuto. Se avete qualche domanda potete scrivermela qui nei commenti, io vi risponderò. E inoltre vi invito ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati ogni volta che esce un video, anche se ora la programmazione è diventata quasi puntuale, ogni domenica alle 11:30. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.